Chiamerei più un film breve, forse, che un cortometraggio. E comunque poi ne parleremo, entreremo ancora più nel vivo del proprio Jack Lametta, e perciò mi raccomando, senza, salutiamo intanto la truccatrice ancora, Marianna Zambelletti. Ciao Marianna, la ringraziamo. Sei bravissima, ti adoriamo. La linea adesso passa alla regia per uno stacco pubblicitario e subito dopo ci ascoltiamo un altro brano musicale sempre dei Demonia, ed è una, la colonna sonora di un grandissimo film che è appunto Fenomena. E la canzone, il pezzo, il brano si chiama appunto Fenomena. Prima pubblicità e poi Fenomena. Radio Roma, al centro delle tue emozioni. G ha voluto sdrammatizzare la musica di Fenomena con una esilarante interpretazione di Benigni in Johnny Stecchino. Grande. Che in qualche modo aveva anche lì del, non dico del thriller, però insomma un thriller, diciamo, comico, direi quasi, no? Beh, parlare di thriller in quel caso mi sembra fuori luogo. Però c'era qualcosa di... Beh, non, thriller non è assolutamente la, il termine... Come lo chiameresti, Francesco, tecnicamente? Tecnicamente lo chiamerei una commedia un po' grottesca. Una commedia grottesca, sì. Perfetto. Critico il nostro Pier Francesco. Sì, certamente. Adesso vediamo quanto... che critiche hai ricevuto, Pier Francesco, da questo... Beh, devo dire, sembrerebbe molto positivo. Perché positive. Da quello che ho sentito, io ho sentito tutte critiche positive. Sì, devo dire, non me l'aspettavo. A parte che quando si fanno questo tipo di proiezioni, bisogna sempre mettere una specie di tara, no? Essere sempre pessimisti, magari per poter vivere meglio. Sì, no, ma anche perché meglio, presupponi poi. Anche che magari non tutti abbiano il coraggio di dirti in faccia quello che pensano. Quindi sicuramente... qualcuno magari ti fa un complimento lì per lì e poi dietro le spalle ti da subito una, appena esce dalla sala di, parliamo di addetti ai lavori, non parliamo una di spettatori. Ma guarda che gli addetti ai lavori sono peggio, sono i più feroci, anche perché in questo ambiente tu lo sai ci sta molta invidia, molta cattiveria, molta gelosia, quindi non sono proprio gli addetti ai lavori che mi fanno più paura. Invece devo dire che l'ho visto abbastanza convinzione, anzi. Perché in passato per un tuo film ho visto che è stato proprio demolito da un paio di critici. Sì. Questo proprio ho visto questa cosa. Invece io, tra l'altro, che sono piuttosto severo, come sai, come critica, ho visto forse una, come dire, forse quasi un'oppressione, ecco, quasi una mancanza di sfogo, perché questo libro, questo film doveva, perché aveva ampi margini di articolazione, nel senso poteva essere, poteva direttamente essere fatto direttamente un lungometraggio. Sicuramente penso, non è escluso che lo si possa fare, conoscendoti so che ci hai pensato sicuramente dopo questo sì successo. Però adesso ho altri progetti, quindi semmai lo faremo più in là, poi parleremo anche dei progetti comunque. Va bene, presto. Comunque no, torniamo invece al Jack Lametta. Jack Lametta praticamente all'epoca ha terrorizzato un'intera città. Ma com'è possibile che, tra l'altro agiva di giorno soprattutto, in mezzo ai passanti, com'è possibile che non sia stato mai preso, secondo te? Ma proprio per questo... Non c'è stato forse un impegno minore da parte degli inquirenti rispetto a un caso di omicidio, magari? Non credo. E la verità è che proprio perché agiva in pieno giorno e tra la gente... paradossalmente è più facile passare inosservati. Magari in un vicolo buio di notte uno sta più allertato, capito? Lì il quartiere Appio Tuscolano sappiamo tutti che è molto molto popoloso, c'è un via vai continuo di gente per la strada, ci sono tanti negozi, entra, esci, fai. Quindi è più facile passare inosservati in questo modo. Ci vuole molto sangue freddo perché può essere preso dopo un secondo. Beh, ma il gusto è proprio quello, no? Ogni volta la sfida con se stesso, ogni volta che rimane indenne e che non viene acciuffato, per usare un termine a te caro, per lui è una grossa soddisfazione, cioè un grosso pathos, una grossa eccitazione, no? Per il maniaco. No, diciamo che ho detto acciuffato perché nel film voi avete scherzando. Mi faceva ridere il termine, avete però avete individuato un colpevole, visto sì. Che aveva i capelli lunghi, ho pensato a acciuffare. Ecco, sì. Siccome tra l'altro tutti hanno i capelli lunghi, gli attori del corto, quindi in realtà non hai rivelato il finale, diciamo, certo, a beneficio del pubblico. Sì, non volevo rivelare il finale, comunque, ecco. Sicuramente. Bene. A questo punto invece passiamo ancora a Amy. Sì. Amy. Dimmi tutto. Ti ha portato, diciamo no, perché a questo punto vorrei leggermente allontanarmi un attimo dal film e parlare bene. Un attimo anche direi che di Amy. Meno male che mi chiama Amy oggi, vabbè. Perché, perché no, perché è successo qui, adesso possiamo anche dirlo. Dai, diciamolo. Lo diciamo? Posso dirlo? Dillo. Ricevo tu. Una chiamata al numero privato, pronto? Sì, salve, parlo con Elisabetta Rocchetti.
no, sono Emi Berico. Vabbè, ci siamo fatti due risate. È successo che Pierfrancesco Campanella mi aveva dato un numero sbagliato. Secondo la mia versione, io ho dato il numero giusto, è lui che l'ha trascritto nel modo invertendo i nomi con i numeri. Comunque è stata una cosa simpatica. È stata una cosa simpatica, sì, un aneddoto, sì, che forse Emi ricorderà. Ricorderà. Allora, Emi, questo film, sì, ti ha portato. Io lo chiamo film breve, questo, sì, punto, più che corto, perché, sì, anche perché il titolo è Taglia Corto. Il titolo, beh, si spiega da solo. Si spiega da solo, chiaramente. Ti ha portato fortuna. Sì. Cosa è successo subito dopo il... a parte che, se, cioè, diciamo, quello che sanno tutti è quello che tu hai debuttato, sì, al Bagallino. Sì. Però, cosa è successo subito dopo il film? Insomma, ecco, quello che non sanno gli altri. Certo, sapere. No, subito dopo il film io ero decisa a partire in Perù, perché una discografia grande di Lima mi ha chiamato e mi voleva far diventare la nuova Shakira del Perù, visto che qui in Italia per me era molto difficile uscire fuori, come un po' per tutti, perché è un mondo difficile. E stavo per partire quando un mio amico con cui facevo piano bar mi ha detto: guarda, mi conosco il maestro Piero Pintucci, portiamo un demo a lui, facciamoglielo sentire prima di partire in Perù. Sono andata, ha fatto sentire questo demo il grande maestro Pintucci, che anzi lo saluto in modo molto caloroso, si è commosso davanti alla mia canzone. La faccio corta, comunque mi ha mandato a fare... La canzone tua era? Scritta da te? No, ho interpretato una canzone di Alex Baroni, che lo ricordo con, sì, gioia. Purtroppo abbiamo perso un grande, insomma, grandissimo, certo, grandissimo, e quindi grazie a lui, anche forse dal cielo, mi ha mandato questo regalo, e mi ha mandato a questo provino dove cercavano Gabriella Ferri. Pierfrancesco Pingitore ha rivisto in me un po' negli occhi, nell'espressione, nel modo anche aggressivo, appunto, che forse questa aggressività allora mi colpisce davvero, e colpisce anche l'età, come stavamo parlando. Ha detto: no, ti voglio come Gabriella Ferri. È nata così e ho debuttato al Bagallino in questo spettacolo che si chiama Roma. E dopodiché Pierfrancesco Pingitore mi ha detto: guarda, Emi, non eri in programma, però sono rimasto talmente innamorato della tua professionalità, della tua voce, del modo di ballare, che ti voglio affiancare a Ida Jespica. E così è partita questa avventura, che per me è stata assolutamente inaspettata e quindi vissuta nel pieno delle emozioni. Come hai reagito? Alizio... A parte quando ti hanno in qualche modo detto di interpretare effettivamente Gabriella Ferri, perché era, certo, una corona portante, grande. Ha scritto le pagine più belle della musica forse romana, ma anche, cioè, nazionale. Sì. Per me è stato difficile, proprio perché lei era una persona che trasmetteva così tanto. Io non la conoscevo, essendo così giovane conoscevo poco, ho dovuto molto, molto studiarla nei minimi particolari. Spero di esserci riuscita, e comunque anche lei, come Alex Baroni, mi ha portato fortuna e mi ha portato Io Pago, che all'inizio è stato difficile perché non stai in mezzo a gente comune, stai in mezzo a dei grandi, Oreste Lionello, che saluto, Martufello e tutta l'equipe, che sono veramente dei grandi. Anche Pierfrancesco Pingitore, ciao Emi, che mi saluta così. Saluto mette... anche il mio amico Gianluca Ramazzotti, che sono più volte qui. Gianluca Ramazzotti, grandissimo. E quindi niente, avevo dei grandi, quindi inizio era un po' così, un po' terrorizzata da questa cosa. Invece devo dire che il Bagallino ha una grande caratteristica, che è una grande famiglia, una famiglia che ti sta molto dietro, ti aiuta, e devo dire che mi sono veramente trovata bene. Li ringrazio tuttora di questa bellissima opportunità ed esperienza. Bene, poi ritorniamo. Volevo anche dire che evidentemente il nome Pierfrancesco è nel destino di Emi. È vero, è nel mio destino. Chi è il prossimo Pierfrancesco? Non c'è due senza il tre? Non c'è due senza il tre. Vediamo, dai. Aspettare, non lo sappiamo. Anche lì non c'è due senza il tre. Archis Baroni, Gabriella Ferri, in qualche modo anche Totò. Certamente, certo, visto, certo, che hai scritto. No, perché stavo già facendo gli debiti scongiuri. No, e Io Pago è stato geniale, perché proprio in questo momento prendere un colpo tra le tasse, quello che stiamo subendo da... Poi, da tutto, insomma. Volevo fare una piccola precisazione, Antonio. Tu hai parlato della commedia di Totò, Io Pago. Non esiste nessuna commedia di Totò. È un'affermazione. È una battuta di un film, punto, che viene ripresa continuamente a Striscia la Notizia. Io Pago. Quando fanno i casi scandalosi degli sperperi dei comuni. C'è anche una battuta dei telegiornali, detta da Di Pietro, pronunciata da Di Pietro. E paga pantalone. Ecco. Potrebbe però essere. Ecco, comunque, solo questo a beneficio del nostro pubblico, che spesso, sai, la gente è meno disinformata di quanto non immaginiamo. Non esiste nessuna commedia di Totò che si chiama Io Pago. È una battuta detta in un film. Punto. Io ho detto